Benvenuti nel mio nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come si fa a installare una valvola di ritegno. Nel mio caso c'è il problema che, come vedete qui sotto un lavabo, è attaccato un boiler piccolo, che è un scaldacqua, e qui non hanno messo una valvola di ritegno. Il problema qui è: aprendo l'acqua fredda del rubinetto mi tira indietro l'acqua calda, perché qui non c'è la valvola di ritegno, e me la fa tornare indietro, perché qui, come vedete, c'è solo un rubinetto, cioè l'acqua fredda che va dentro nel bollitore e va verso il miscelatore. La valvola di ritegno funziona così: l'acqua può andare da questa parte ma non può tornare, e ci sono diversi tipi e modelli e anche diverse misure. Prima dobbiamo chiudere l'acqua. Sotto metto un contenitore e smoliamo questo raccordo. Prendiamo la valvola che ha già una guarnizione dentro e la avvitiamo direttamente sul raccordo. Poi riattacchiamo il flessibile. Tengo un po' contro così non mi gira il flessibile. Possiamo riaprire l'acqua. E controlliamo se funziona tutto come deve. Quindi, facendo andare acqua fredda qui, questo flessibile non può diventare più caldo e dovrebbe essere tutto giusto. L'acqua è fredda, funziona tutto perfetto.